sapete, a me i ragni, per la verità, stanno molto simpatici. Li adoro. Quelli piccolini, quelli tutti carini, che ti salgono sulle dita, no? Ti fanno anche il solletico, fanno tutte le ragnateline simpatiche. Quelli piccoli abbastanza da, in effetti, non vedere come sono fatti. In quella maniera li adoro. Quando poi vedi le immagini al microscopio, o comunque sono eccessivamente troppo grossi, oppure pelosi anche, a quel punto, benvenuti oggi quindi su Watchmon Italia per una top di resistenza proprio e impegno per tutti gli aracnofobici tra voi, con i 10 ragni più velenosi del mondo. Ma prima di cominciare, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Alla numero 10, Latrodectus mactans, dal latino mactare, ossia trucidare, ammazzare, sbudellare, anche noto come vedova nera. È vedova perché ci si rende da sola vedova, visto che spesso e volentieri il maschio dopo l'accoppiamento viene mactato ben benino, dal latino ammazzato, squartato, obliterato. E ora riflettete con me su una domanda che mi ha sempre perseguitato: ma il maschio della vedova nera come si chiama? Vedovo nero? Molta gente per via del nome pensa che la vedova sia una specie di ragno solo femminile o cose simili. Ovviamente no, si chiama vedova anche perché ci fa restare una persona se morde il suo compagno un veleno a neurotossina infido, perché molto poco doloroso, anche post morso, quindi potresti non accorgertene, ma dall'azione veloce, muscoli irrigiditi, difficoltà respiratorie, antidoto o morte. Incredibilmente non abita in Australia, pazzesco, soltanto in Nord America. E alla numero 8, il Latrodectus geometricus, dal latino geometrare, ossia annientare, distruggere, devastare. Geometrico è il cuginetto meno famoso della vedova nera, anche chiamato vedova marrone. Geometricus perché, anche come la vedova nera, è identificabile per la tipica forma a clessidra sul dorso, nel suo caso arancione molto riconoscibile, che indica il tempo che ti rimane da vivere quando, insomma, punta a fare il fico, ma fa il morto quando percepisce il pericolo. Piccolo pavido bastardo, il suo veleno è ritenuto più potente della cugina nera, sempre causa di latrodectismo, ossia la sindrome post morso di Latrodectus, che causa irrigidimento muscolare, crampi, tachicardia, solo che iniettando meno veleno rispetto alla sua controparte nera, gli effetti ovviamente sono più blandi per quanto sia più potente. E alla numero 7, il Loxosceles reclusa, il cuginetto del ragno violino, che negli ultimi anni è andato tantissimo di moda, pur essendo il classico allarmismo internettiano, visto che nel 90% dei casi il ragno violino, per parlare in gergo tecnico, se ne sta per i fattacci suoi, e se non gli vai a smaronare le balle lui ti lascia in pace. Anche il reclusa, con una forma dell'addome a violino, appunto appartenente alla famiglia dei sicaridi, dal latino sicarium, traduzione assassino, significa che t'ammazza, t'assassina anche lui. O la tassonomia dei ragni, molto rincuorante, lascia speranza chi è stato morso, causa l'oxoscelismo, altra condizione che riprende il nome dal genere del ragno, stavolta dall'effetto necrotico sul punto morso. E alla numero 6, il Missulena occatoria, incazzatissimo, e te lo fa subito capire. Andiamo in qualche abitante del territorio australiano. Occatoria, dal latino occatorius, ossia riguardante l'erpicatura. L'erpicatura è la lavorazione di un campo tramite l'erpice per spianamento e frantumazione. Questo perché il morso ti frantuma l'anima. Ragno curiosissimo per il suo modo di spostarsi, pensate, ossia la creazione di un sottile filo di seta al quale si aggancia e, mosso dal vento, si fa volare via a caso seguendo le correnti d'aria. Uno stile chiamato volo a mongolfiera, davvero particolare. Ma siamo qui per parlare della sua pericolosità, che so ste carinerie, e insomma è molto pericoloso. E alla numero 5, il Sicarius ani, concedetemelo vi prego, il nome Sicarius ani è chiaro, no? Perché ti spacca il culo, me la serviva su un piatto d'argento, su. Altro dei sicaridi, sudafricano e cileno, è un piccoletto in effetti piuttosto timido, tanto che i suoi avvistamenti sono rarissimi, come i casi di morti per morso, in effetti solo uno è documentato, per via della sfingomielinasi D, una stavolta non neurotossina ma citotossina a effetto emolitico, in maniera da, spiegati a parole tue, significa che ti ammazza i globuli rossi, fa esplodere il sangue, ti fa... Parliamo di un'altra curiosità però più interessante, ossia di come sia ricoperto di piccole sete per tenere fermi i granellini di sabbia con cui si mimetizza, per avvicinare le prede e tac, fargli esplodere il sangue. E la numero 4, il Loxosceles laeta, altro recluso, altro sicaride, è recluso in particolare in Cile e Perù, e a sto giro c'è davvero poco da scherzarci. Se per tutti i ragni della lista il tasso di sopravvivenza è nettamente superiore alla mortalità, spesso inesistente, oltretutto percentualmente annullata dall'uso di antidoti ormai diffusissimi, considerate che in uno studio degli anni 90 la mortalità dell'aeta era del 20% sui soggetti morsi, addirittura 50% nel caso in cui la vittima avesse meno di 13 anni. Anche lui ha effetto emolitico, e il suo veleno, come nel caso precedente, ha azione sul sistema circolatorio e il funzionamento dei reni. È grosso, è brutto, non ho in effetti nulla di simpatico da dire su di lui. E la numero 3, il Latrodectus asselti, anche lui tesoro tutto australiano, parente delle vedove, asselti da... non lo so, non sono
riuscito a trovarne l'etimologia, quindi immagino io. Facciamo sia da hustle in inglese, ossia dare problemi, infastidire. Sì, problemi e fastidi, tipo la morte quando ti morde con la sua alfa latrotossina, ossia la digievoluzione della tossina della vedova nera, sempre causa di latrodectismo. Il dorso rosso è piccolo ma strafottente, noto per rubare prede dalle ragnatele altrui e anche per cibarsi a volte di topi e serpenti. Cosa? Sono enormi! Li prende sulla sua ragnatela e li avvolge per mangiarli quando ha fame. Insomma, scientificamente parlando, fa il cazzo che gli pare. E alla numero 2, il Phoneutria nigriventer. Nigriventer dal latino venter, pancia nera, vabbè, e Phoneutria invece, Phoneutria, beh, dal greco Phoneutria, che significa solo assassino. Questo ragno errante brasiliano erra in Brasile soprattutto sulle foglie dei banani, e tu erri invece se le tocchi le foglie dei banani. È uno degli animali più velenosi al mondo, la sua tossina d'azione è simile alle altre, viste con irrigidimento muscolare e scompensi cardiorespiratori, è tecnicamente letale, tuttavia considerate che solo si stima il 30% dei suoi morsi inietti veleno, gli altri siano a secco, solo per intimidire. Questo perché produrre veleno è dispendioso per il ragno, non può permettersi sprechi nei confronti di noi che non siamo sue prede, ovviamente. E alla numero 1, l'Atrax robustus, il ragno a ragnatela imbuto di Sydney. È molto specifico come nome, dimmi anche la via e l'indirizzo. E inietta l'atrotoxina, nome cattivissimo, preambolo di notevoli sofferenze. Infatti è così, fortunatamente da quando è stato sviluppato un antidoto non sono più stati documentati casi fatali, ma resta comunque pericolosissimo e dolorosissimo anche, a differenza degli altri. Questo perché i cheliceri, ossia i dentini con cui inietta, sono particolarmente sviluppati, gode nel farti soffrire. E il suo nome? Beh, perché l'habitat naturale era la sola zona di Sydney e dintorni, ma ora è un po' ovunque, in tutta l'Australia. E allora è finita. Scappi in acqua, ti tuffi lì, ma finisci in mezzo a un banco di caravelle portoghesi e squali bianchi. E allora ritorni sulla terra, finisci in bocca un coccodrillo. E allora ti metti a fare a pugni con un canguro e quello ti ammazza di botte. L'Australia è...